Buongiorno e benvenuti alle nostre Breaking News. Singolare incidente all'altezza dell'incrocio tra via Fiorentina e viale Don Minzoni ad Arezzo, dove due ambulanze si sono scontrate poco dopo le 20:30 di ieri sera. L'incidente per fortuna non ha causato conseguenze serie per gli occupanti dei due veicoli, coinvolti un mezzo della Misericordia di Arezzo e uno della pubblica assistenza di Castiglion Fibocchi. Lo scontro è stato piuttosto violento. I volontari della Croce Bianca di Arezzo sono dovuti entrare nel turno notturno per assicurare il servizio e per prendere il posto dei loro colleghi rimasti coinvolti nel tamponamento. Anche un'ambulanza della Croce Rossa ha preso subito servizio su richiesta della centrale operativa del 118. Sono tornate le prime squadre di volontari che hanno preso parte alle prime operazioni di soccorso dopo il terribile terremoto avvenuto in Turchia. Nel gruppo di volontari erano presenti anche alcuni aretini, tra vigili del fuoco, medici e infermieri, i quali hanno riportato testimonianze toccanti e il ringraziamento della popolazione turca per i soccorsi prestati in emergenza. Oggi San Valentino, il centro emotrasfusionale dell'ospedale della Nottola a Montepulciano, organizza una seduta a tema dedicata alle coppie. Previsti 20 appuntamenti per donazione di sangue intero e 6 per la plasmaferesi. È possibile prenotare tramite le associazioni di volontariato afferenti al centro. Queste inoltre forniranno gadget per allegrare la giornata. Chi ama, dona. Questo è lo slogan che caratterizza oggi, giorno di San Valentino. Queste erano le nostre Breaking News.